Ciao a tutti da Diego di Tecnofan.it. Oggi vediamo la video recensione di un accessorio davvero interessante. Il prodotto è della Adata ed è una pendrive da 32 GB con la funzione USB on the go, USB OTG, diciamo come acronimo. E a cosa serve? Praticamente questo piccolo concentrato di elettronica non è altro che da una parte. Vedete, abbiamo il connettore micro USB che andrà poi a collegarsi allo smartphone. E dall'altra abbiamo la classica chiavetta USB da 32 GB. Unite diventano un accessorio davvero utilissimo per il nostro smartphone che ci permette di fare tantissime cose che adesso vi andrò a mostrare. Chiaramente il funzionamento è supportato solamente dai dispositivi che hanno la possibilità di gestire l'USB on the go. Chiaramente i dispositivi Android sono quelli più compatibili. Abbiamo tutta la famiglia dei Galaxy, i Galaxy top di gamma, diciamo, alcuni HTC, LG se non erro, i Sony. Al momento non è compatibile con i dispositivi Nexus. Come funziona? Andiamo a levare il nostro cappuccio e andiamo ad inserire nella nostra porta micro USB. Come vedete, il Galaxy Note 3 la rileva. Una volta rilevata, aprirà subito il gestore di file. Tramite il gestore di file possiamo andare dentro la nostra memoria da 32 GB. E voilà, adesso io sono dentro la memoria. Queste sono alcune file che ho messo per fare il test. Ad esempio, proviamo a riprodurre un video dalla memoria. Ecco, come vedete, il video è molto fluido, abbasso per evitare problemi con il copyright. Possiamo chiaramente anche gestire i file copiandoli e spostandoli. Aspettiamo che torni nella versione diritta. Ad esempio, andiamo a prendere un file questo. Io voglio copiare questo file dentro la mia memoria, vado dentro USB, dentro test e metto incolla qui. E voilà, in pochi istanti viene spostato il file che è di circa 150 MB. La velocità di trasferimento è la USB 2.0. Vi ricordo che il Galaxy Note 3 è compatibile con la USB 3.0. Quindi, cosa possiamo fare con questo accessorio? Possiamo scaricare le nostre foto, se abbiamo la memoria piena. Mettiamo dentro la nostra memoria e ci scarichiamo tutte le foto. Ma non finisce qui perché adesso vado a disconnetterla. Oltre a leggere chiaramente la memoria USB in dotazione, se noi leviamo la memoria USB abbiamo un vero e proprio connettore USB per collegare i dispositivi USB al nostro smartphone, come ad esempio un hard disk autoalimentato. Andiamo a collegarlo, sentite che è partito. Voilà, anche in questo caso ci apre subito il nostro hard disk e possiamo andare a vedere i file che sono all'interno. Anche in questo caso ho sempre il classico video. Quindi davvero non abbiamo problemi assolutamente di spazio perché possiamo sia copiarli dentro la nostra chiavettina USB da 32 giga in dotazione oppure anche su un hard disk, ma non finisce qui perché grazie al nostro connettore possiamo collegarci, come ho detto prima, a qualsiasi dispositivo USB, ad esempio la nostra macchina fotografica. Ora non ve la posso far vedere perché la sto usando per fare il video, però se vogliamo scaricare delle foto della nostra macchina fotografica direttamente nel telefono basterà collegarla con il cavetto USB all'adattatore ed ecco fatto che possiamo entrare dentro la memoria della macchina fotografica. Ci possiamo collegare un joypad per giocare con i giochi, ci possiamo collegare una tastiera, un mouse, è davvero, diciamo, il limite è solamente la vostra fantasia. Adata UD 320 è un accessorio davvero utile, davvero comodo, perché, come ho detto, oltre ad essere una memoria USB da 32 GB, è anche un lettore USB OTG che ci permette veramente di fare tutto quello che vogliamo con il nostro smartphone e altri dispositivi USB. Il prezzo è davvero molto conveniente per quello che offre. Abbiamo, oltre
la chiavetta da 32 GB e il cavo, scusate, l'adattatore USB on the go ad un prezzo di circa 24 euro. Su Amazon, ad esempio, lo trovate a 23,12 euro. Poi chiaramente sapete che i prezzi di Amazon cambiano sempre in continuazione. Assolutamente ve lo consiglio perché è davvero molto utile. Ciao da Diego.